inserita nel 2008 nella lista dei patrimoni mondiali del mondo. La ferrovia etica è così la terza ferrovia mondiale lungo i 122 fantastici chilometri. Al si snoda su 196 ponti attraverso 55 gallerie e toccando 20 ponti. A differenza del resto della rete della ferrovia retica, la linea del Bernina è alimentata con corrente continua da 1000 volte. Da quando nel 1910 è entrata in funzione, essa è l'unica delle ferrovie retiche ad attraversare le Alpi all'aperto, viaggiando da Tirana, 429 metri sul livello del mare, fino al ghiacciaio del Passo del Bernina, a 2253 metri. Di Albula und Bernina numerose curve, il Bernina Express supera il dislivello di circa 400 metri fino a Miralago. La Bernina Express va via. Hai visto la botte grande che fa dentro il... Questi vengono da... Però non è È bello, eh? Ma tu per me non ci giuro. L'unica cosa a Roma è il prendere... Vedi un po' di più, è un po' più avanti, dove è? Vedi un po' più avanti. Enorme quantità di detriti sbarca la valle, dando origine alla formazione del lago. Con la su, Hatterheiz, eine Höhe, quello è un po' di und aus dem Schneegipfel des Berliner Massivs. Dieser See ist natürlich entstanden. Bei einem nacheisreichen Bergsturz segelten wir tocca.
E dove era poi? Siamo sopra il lago. Comunque qua paghiamo, capito? Si trova infatti a 2253 metri sul livello del mare. Il bacino artificiale sulla sinistra si chiama Lago Bianco. Lago Bianco. E il suo colore verde-bianco è dovuto all'acqua che vi confluisce dal ghiacciaio. Dal 1927 l'acqua di questo bacino artificiale viene trasportata attraverso una condotta forzata alla centrale idroelettrica di Palù, posta a 280 metri più in basso. Il volume complessivo del bacino è di 200 milioni di metri cubi di acqua. Al di sopra di esso possiamo ammirare il Pizzo Cambrena. E il nuovo ghiacciaio in all'altezza della diga di sbarramento, un pannello giallo indica il punto esatto che divide le acque che confluiranno nell'Adriatico da quelle che finiscono. E vedi, sei contenta? Senti un po', se devo fermarti prima di là, no? Se volete fare degli acquisti, quindi se vedete un altro, se
tenete presente che i prezzi non sono all'italiana, un caffè in Svizzera costa 3 euro, non 1 euro, come una bibita normale al banco del bar. Un caffè costa 3 euro. Quello lì è il lago, Nanzia. Vai a fondo di osservazione buono del Palas. C'è la parte, fa tutto parte della terra. Poi il caffè Palas, che vedete ancora scritto. Il museo si trova qui sopra, avete toccato qui sopra la stessa epoca, quasi tanta città, la cura, dai. Ma chi non è passato?